Coppi non pensa neppure lontanamente che proprio sul traguardo di arrivo sarà vittima di un grave incidente. Così Soldani che Fausto trascineranno alla caduta. La loro sfortuna non toglierà merito alla vittoria di Fiorenzo Magni. Rodoni è pronto a dare il via ai 146 concorrenti. Sulla strada per Varese, partenza sotto la pioggia, che sarà la molesta compagna dei corridori fino a Torino. Si sgrana subito il rosario delle fughe destinate a durar poco. Il primo a scappare è Bertocchi, poi alla volta del francese Pitou e di Molinari. Al passaggio del ponte in Chiatte sul Ticino, il gruppo si è ricomposto e ora fila verso Arona. Altra fuga a Romagnano, ma Dordoni non resterà a lungo solo, verrà ripreso prima di Cossato. Ed eccoci alla fase decisiva. Sulla serra Coppi, seguito da Soldani, si inarca sui pedali e semina gli avversari per la salita. I due raggiungono e superano anche Luciano Maggini, che era rimasto tenacemente in testa. E soltanto nel finale della gara sono a loro volta raggiunti da Magni, Martini e Albani. L'arrivo, data la pioggia, sarebbe dovuto avvenire su strada per evitare il pericolo di incidenti sulla pista bagnata. Invece gli organizzatori non hanno ascoltato la voce della saggezza. Scattato all'inizio del rettilineo opposto a quello d'arrivo, Magni vince nettamente davanti ad Albani e Martini. Ma Fausto, urtando nella ruota posteriore di Martini, è caduto e Soldani addosso. Frattura della clavicola. La più nera disdetta lo costringerà all'inazione proprio alla vigilia della Milano-Sanremo. In clinica il professor Dogliotti lo ha sottoposto alla fastidiosa operazione, peraltro perfettamente riuscita. E ora presente il fratello Serse e l'assistente dottor Gili lo conforta con la certezza di una guarigione a non lontana scadenza. Per il Giro d'Italia riavremo il Coppi irresistibile delle tappe decisive. Ti aspettiamo, Fausto!